Che la vediamo un'alba stamattina? E chi lo sa? Stiamo per attraversare il fiume Nino. Sono in compagnia di Iris e Michele. Una timida alba dopo 5 giorni di cammino. Ragazzi, ma dove siamo? I naufraghi! Siamo in Spagna, vai! Mi sto sentendo uno di quei clandestini. Speriamo che non arrivi la polizia. Ingresso in Spagna finalmente con un'alba decente. Si inizia subito con un sentiero abbastanza accidentato in salita. Qui in Spagna il fuso orario è un'ora avanti rispetto al Portogallo. È come in Italia, quindi oggi siamo partiti un po' più tardi del solito, sono praticamente le 9, ma guardate che bel sentiero. Peccato per la foschia, comunque un bellissimo panorama. Mattutino è così. Sì, sì. Signora, signora, scusi, mi scusi, ops. La signora che va a prendere le frasche per accendere il fuoco. Ci sono così pochi abitanti che hanno cominciato a mettere i pupazzi. Che fa questa signora, Michele, traduci? La signora che va per bosco, per erbe e per paglia per rifare il letto. Questa signora? Questa signora che sta riparando tutta la roba della famiglia, sta praticamente cucendo, facendo l'uncinetto, facendo la maglia. La signora che non c'è tempo libero perché c'è il figlio. Questa è bella. Ehi, vai, Couto. Finalmente un bel caffettino. Primo timbro spagnolo. No, ma loro non volevano prenderlo. Finalmente rivedo una delle mie colonnine, questa è la prima sul territorio spagnolo. Incredibile, oceano impressionante.
Oia. Oia, ah sì. Vai! È ucciso, ci sono fatto. No. Entrata! Buongiorno, oggi ci siamo alzati con un tempo un po' così così. Questa notte ha piovuto abbondantemente, adesso per fortuna spesso. E si va, si va. Se tutto andrà bene arriveremo, come si chiama il paese? Vigo. A Vigo. Baiona! Facciamo una siesta! Abbiamo fatto 10 km, Michele! Abbiamo fatto 10? Sì! E finalmente assaggiamo i churros! Okay. Abbiamo appena superato Baiona, bellissimo paese, e adesso ci troviamo qui lungo questo fiumiciattolo molto carino, in questo percorso in mezzo alla natura. Centoventidue a Santiago. Reo. Bello però questo scorcio. Anche a te lo dovrebbe. Sì, sì, sì. Lo
Appena siamo entrati nel bar ha cominciato a piovere. Oggi ci mangiamo un panino e un Aquarius all'arancia. Davanti a noi lo stadio del Celta Vigo. Vai Michele, 2 chilometri all'arrivo. Ora vi faccio vedere un po' com'è. È un ostello per pellegrini abbastanza grande. Questo a Vigo è tenuto veramente molto bene. Qui posto per lavare le scarpe. Ecco, questa è la classica camera dormitorio per pellegrini. Posso riprendere tranquillamente perché siamo soltanto io e il mio amico. E poi c'è qui un'altra persona che non sappiamo chi è. Per il resto è tutto vuoto. Ecco qui. Questa è una delle varie camere. Andiamo a vedere il bagno. Anche in questo caso molto molto pulito. Qui ci sono le docce che abbiamo appena utilizzato, ma sono comunque molto pulite. Ciao. Andiamo a vedere un attimino la lavanderia. Ok. Ecco qui. Guardate com'è ben attrezzata anche la lavanderia. Stiamo andando a fare due passi.